Ciao amici, oggi parliamo un po' di caccia fotografica. Allora, caccia fotografica vuol dire molte cose. Sostanzialmente possiamo suddividerla in due grandi filoni, quella stanziale e quella vagante. Quella stanziale è quella che si fa normalmente in un capanno, in un bunker, oppure appunto nella postazione di un'oasi, di un parco naturale. Quindi in un ambiente che è, per così dire, ci preserva sia dalla vista che anche dall'olfatto, molto spesso, degli animali, per poterli fotografare. Un po' come molti cacciatori utilizzano per sparare agli animali. Noi facciamo uno shooting, ma è molto più indolore ed innocuo. Poi c'è quella invece vagante. La caccia fotografica vagante o itinerante è quella che a me piace praticare soprattutto nella bella stagione, in inverno gran poco. Nella bella stagione perché mi alzo presto, quando la natura si sveglia, parto col buio di solito e quindi insomma col mio monopiede, la mia camera, il mio teleobiettivo vado in giro per i parchi a fotografare gli animali e la fauna che mi si presenta volta per volta. È vero che ci sono dei limiti in questo senso, i limiti sono principalmente logistici. Non posso portarmi tutto, bisogna scegliere una camera e un teleobiettivo e di solito i teleobiettivi sono pesanti, le camere se sono performanti sono camere pesanti, serve un battery grip per bilanciare il peso oppure ce l'hanno già nel loro chassis perché macchine come la D4, D5, D6 Nikon o la D1X Canon hanno già la loro prefigurazione con la batteria di lunga durata. Quindi il peso, purtroppo bisogna fare i conti con quello. E poi un altro grande limite che io riscontro nella caccia itinerante non è solo quello del peso, ma anche il fatto che si disturba abbastanza l'ambiente, perché per quanto cerchiamo di essere silenziosi e di non avere un impatto sulla natura, l'animale ci fiuta, ci vede molto prima che noi ci accorgiamo di lui. E questo ci preclude molte possibilità. È anche vero dall'altra parte che le foto più belle che ho portato a casa sono proprio quelle, cioè quelle degli incontri inaspettati. E vi dico anche di più, molto spesso non ho nemmeno alzato la fotocamera, mi sono goduto l'animale nel suo contesto, perché alla fin fine, come vi ho detto tante altre volte, l'ospite ero io e non lui. Quindi è bello quando si è, per così dire, onorati della presenza di un animale che si mostra a noi, anche gustarselo, guardarlo, anche solo per il piacere di vederlo nel suo ambiente senza disturbarlo. Beh, chiudiamo questa parentesi e torniamo alla caccia vagante. Un altro aspetto che per me è vincolante quando giro con il mio monopiede è quello dei video. Purtroppo non posso girare un video perché girarlo su un monopiede significa portare a casa delle immagini che fanno venire il mal di mare. A volte ci riesco perché per condizioni particolari ho un tronco alle spalle, un sasso o qualche cosa, riesco a tenere la camera abbastanza stabile. La maggior parte delle volte potete capire, un teleobiettivo così appoggiato su una punta non si porta a casa nulla di che. Discorso invece a rovescio per quel che riguarda la stanzialità. La stanzialità che può essere, diciamo, inventata, nel senso che nel mio parco, io l'ho fatto per qualche anno, però non è il mio genere fotografico, per qualche anno cosa facevo? Mi portavo il capanno, lo montavo in un posto un po' appartato, dove sapevo e avevo visto che c'erano gli animali, davo un po' di pastura, insomma coltivavo il posto e a fine stagione avevo delle possibilità di fotografare in maniera ravvicinata questi animali. È una cosa che non mi piace molto perché non vivendo in montagna, purtroppo, non mi piace dedicare troppo tempo a questo tipo di progettazione quanto piuttosto invece a camminare, a vivermi la montagna. E così ho imparato nel corso degli anni, con un po' di maturità, mi piace di più incontrare l'animale quando lo incontro. Se non lo incontro va bene lo stesso e mi godo la natura. Credo che valga un po' per tutti noi e tutti voi appassionati. Con il Bird Garden ho ideato questa serie di tutorial dedicati alla caccia fotografica perché mi mettono nelle condizioni di poter avere un capanno fisso, in questo caso il garage della mia abitazione, quindi anche un po' riscaldato. Quanti di voi sono stati con la neve
alta fin qua, col capanno piantato lì, magari sdraiati. Io ne ho fatte qualche volta e no, grazie, perché veramente c'è da congelarsi. Oppure in estate, tra zanzare, moscerini, caldo, teli che si appiccicano sulle maniche, sulla maglietta. No, troppo. Molto meglio lavorare col Bear Garden. Adesso queste cose le ho fatte e le lascio ai giovani. Nel mio garage ho la possibilità di avere tutto il corredo che voglio, tutti gli obiettivi che voglio, non mi costa affatto fatica portarmi su e giù dalle scale e soprattutto li posso comparare in maniera diretta e quindi parlare con voi di quelli che sono gli aspetti tecnici, quindi dei veri tutorial sulle impostazioni dell'autofocus, quelle migliori, quelle per il video, il modo migliore di spendere uno zoom rispetto a un teleobiettivo fisso, i diaframmi, la distanza di lavoro per ottenere delle immagini volta per volta più belle e varie. Come avrete visto nella serie dedicata al Bear Garden, cioè all'allestimento del giardino, ho detto di fare molta attenzione al posizionamento delle mangiatoie, dei posatoi, perché avendo una postazione fissa dobbiamo cercare di guardare la luce, come si presenta il sole, in che momento, e di guardare anche con l'occhio fotografico. Per chi di voi invece, come faccio io d'estate del resto, può lavorare invece soltanto con un capanno di tipo mimetico, perché magari il garage dà sulla strada o sul piazzale oppure non ha finestre, allora bisogna cercare di capire dove sistemarlo, come sistemarlo in modo da poter creare e quindi organizzare il setup del Bear Garden in funzione del mio capanno. È vero che se è un capanno di quelli appunto che ci si può spostare, possiamo farlo di spostarci durante le ore del giorno inseguendo un po' il sole, cioè la luce buona, ma anche delle inquadrature diverse. Però di fatto dobbiamo avere una base di partenza, un punto al quale sappiamo che, non so, alle 6:30, alle 7 del mattino ci troviamo qui perché riusciamo a inquadrare questo e quello. Allora l'organizzazione si fa tutta in base alla luce, studiando anche, è vero, il movimento degli uccelli per capire dove passano, da dove arrivano e mettendo loro la mangiatoia, il posatoio, ad una distanza che possa risultare anche otticamente interessante per il nostro lavoro di fotografi, perché se il posatoio o la mangiatoia è troppo a ridosso dello sfondo, lo capite anche voi che ci mangiamo quella bellezza che invece è la sfocatura, cioè il primo piano o l'isolamento del soggetto. Sono tutte cose che vedremo in questi video, sì, compresa l'aspetto del video, della ripresa video, perché non nascondiamocelo, oggi abbiamo a disposizione delle fotocamere straordinarie e mi fa specie ogni tanto trovare nei corsi qualcuno che ancora oggi compri una fotocamera molto performante e mi dica sì, ma io per il video non la uso. Sbagliato, sono delle camere eccellenti, soprattutto se poi avete a disposizione qualche obiettivo che merita. Scoprirete anche che con il Bear Garden non vincono soltanto i 500 mm, i 600 mm, questi super tele. Un 70-200, 2.8, ma forse anche l'F4 fa il suo lavoro e vi portate a casa delle immagini molto belle, perché il trucco è quello di attirare presso di voi gli uccelli e non andarli a cercare in fondo al bosco con un 600 mm o un 1200 mm. Lo scopriamo nei video, vi aspetto.